Oggi in Milan Games Week, tra le varie novità dello stand Xbox, vorrei parlarvi di Xbox Play Anywhere, che è quella nuova funzionalità che ci permette di poter giocare ai titoli ovviamente di Microsoft, quali Gears of War 4, il titolo appena uscito, piuttosto che Forza Horizon 3, un simulatore arcade di guida o recore, il primo gioco uscito per la lineup di quest'anno, e poterli giocare sia su PC, quindi su piattaforma Windows 10, che su console. Quindi se acquistate il titolo tramite lo store di Microsoft da Windows 10, quindi un acquisto digitale, potete giocare il titolo sia su PC che su Xbox, e questo vi permetterà anche di giocare in maniera collaborativa in multiplayer, quindi sarà possibile allargare il numero di persone, la customer base con cui giocare in multiplayer. Quindi questa diciamo che è la principale novità, unito ovviamente al lancio della nuova console Xbox One S, console che abbiamo annunciato alle E3 di Los Angeles e che abbiamo appena lanciato sul mercato con grande successo. Quindi riceviamo feedback positivi dai nostri utenti, la console è molto apprezzata sia per le nuove dimensioni, quindi il 40% più sottile rispetto alla precedente, il design, la possibilità di installarla in verticale, il colore bianco che ovviamente contraddistingue la nuova console, e non dimentichiamoci ovviamente il supporto 4K HDR per vivere al massimo quella che è la definizione e la qualità d'immagine dei nostri giochi. Aggiungo anche che la nuova console ha un lettore Blu-ray 4K integrato, quindi è vero che è un ottimo strumento per giocare connessi, per giocare online in multiplayer, ma anche un ottimo strumento per poter guardare i propri film in Blu-ray in altissima definizione. La nuova Xbox si chiama Xbox One S ed è disponibile in due modelli, da 500 GB o da 1 TB, e a queste si aggiungono poi tutte le edizioni dedicate, quindi avremo un'edizione ad esempio verde militare che presentiamo oggi qui in Games Week, dedicata al bundle con Battlefield 1 di EA. E per il VR che cosa ci dobbiamo aspettare da Microsoft? VR sicuramente è un nuovo trend di mercato, quindi la tecnologia in questo momento si sta orientando molto a sviluppare soluzioni di realtà virtuale. Noi in particolar modo abbiamo diverse collaborazioni con Oculus ad esempio, con HTC Vive, passando poi per Samsung Gear ad esempio tramite Minecraft, che è un titolo che rappresenta proprio l'immagine del cross platform, quindi il concetto di play anywhere. Addirittura con Minecraft possiamo quindi giocare su piattaforma Android, su piattaforma iOS, quindi su telefonini e su tablet di ultima generazione, su smartphone di ultima generazione, arrivando fino ad esempio al Gear VR, sempre in partnership con Oculus e con Samsung.